Rieccoci, la discussione di queste ore è sul master plan del governo per quanto riguarda il Mezzogiorno. Va detto che un ritardo su questo master plan c'è, doveva essere presentato a metà settembre e si presenta invece quando siamo già a novembre, forse perché in tutte le altre faccende affaccendato il nostro governo alle prese con l'ultima parte della riforma elettorale, eccetera. Ma se sui ritardi si può anche transigere, quello che fa un po' più riflettere, fa un po' più discutere sono i contenuti. Perché nei contenuti del master plan non si trova traccia, dicono quelli che accusano Renzi. Non si trova traccia della ZES, della zona sottoposta a regime speciale di tassazione, zona economica speciale del Gioia Tauro, del porto di Gioia Tauro, e non si trovano tracce di altri investimenti infrastrutturali. Risponde il governo: non è così, risposte infrastrutturali ci saranno perché il governo è per il completamento, abbiamo solo evitato di fare delle ripetizioni perché il governo ha già detto e ribadisce, quindi lo ribadisco ogni giorno, che c'è l'impegno per potenziare il polo ferroviario ed aeroportuale di Lamezia Terme con circa 700 milioni di investimento. C'è il finanziamento per nuove tratte della 106, c'è il definitivo finanziamento delle opere che non erano in progetto per quanto riguarda la Salerno-Reggio Calabria. Dice una cosa in più del Rio, dice sarà velocizzata la spesa e sarà monitorato meglio il settore degli appalti. Il settore degli appalti è un punto cruciale perché il problema sul quale è bene riflettere è che molto spesso il problema non sono tanto gli investimenti o gli stanziamenti quanto l'utilizzo effettivo di questi stanziamenti. Ricorderei ai parlamentari del centrodestra che in queste ore attaccano dicendo sono solo promesse, di fatto c'è uno scippo alla Calabria, che questo magari sarà vero, ma è uno scippo che segue altri scippi, perché il governo Prodi lasciò in dote i soldi risparmiati dalla dismissione del progetto del ponte, li lasciò in dote alle infrastrutture calabresi, il governo Berlusconi, che venne subito dopo, le scippò e le spostò da un'altra parte. Il punto dov'è? Che se non c'è un'attenta sorveglianza sui vari passaggi, se non si rinuncia alle tante piccole inaugurazioni, insomma Ciucci con ogni governatore che arrivava tagliava un po' di nastri, però poi il risultato del finale lasciava molto a desiderare, se non si vedrà una forza politica per accompagnare la programmazione e gli stanziamenti del governo, noi siamo sempre lì col cappello in mano, come se l'unico problema fosse il dibattito parlamentare e non tutto quello che poi c'è a valle di quel dibattito parlamentare. Cioè, il problema non è tanto impiccarsi oggi sulle parole del sottosegretario De Vincenzi, quanto andare a stabilire chi, con quali strumenti, opposizione e maggioranza, governo regionale e deputazione parlamentare calabrese, andrà a sorvegliare che questi finanziamenti siano celeri, che questi passaggi, diciamo, burocratici non si impantanino più del giusto, che le aziende calabresi, ma qui apriremmo un altro capitolo, vengano rispettate, non vengano vessate da una parte dall''Ndrangheta e dall'altra parte dell'ANAS, come dimostra l'indagine sulla Dama Nera, dove praticamente era scientifico il tentativo di far fallire tante piccole imprese locali, tenendole praticamente in sospeso per quanto riguarda i pagamenti a loro dovuti. Quindi è un meccanismo molto complesso, banalizzarlo significa fare bassa
propaganda elettorale, e quella che stiamo vedendo in queste ore non è alta politica, è appunto bassa propaganda elettorale.